Buongiorno, De Simoni, perdoni, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Lei è il vice direttore del Museo Nazionale Arti e Tradizioni Popolari, sì. Popolari di Roma. È un bellissimo museo che si trova all'Eur. Sì. E lì, insomma, vengono un po' raccolti tutti anche i mestieri di una volta, mestieri che non ci sono più, che però raccontano la storia della nostra Italia. Certamente, ma infatti il museo nasce poi dalla mostra di etnografia italiana del 1911, che venne fatta appunto in occasione per celebrare l'unità d'Italia, e tutte le collezioni che noi abbiamo appartengono, vanno dalla fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento, e vennero raccolte da Lamberto Loria, che era un etnologo, e mandò in tutte le regioni italiane i suoi collaboratori affinché raccogliessero le testimonianze delle tradizioni Affinché non regionali. andassero E perdute. non andassero perdute, e parliamo appunto degli inizi del Novecento. Senta, mi dice Quindi. una cosa, ci sono dei mestieri, ecco, noi qui abbiamo l'impagliatore, il calzolaio, l'artigiano calzolaio, vedremo poi dei ricami bellissimi, ma ci sono dei mestieri che proprio non esistono più, che non ci sono più, legati magari a un'Italia, noi insomma abbiamo Certo. conosciuto l'Italia, diciamo, dei primi del Novecento, che è un'Italia soprattutto agricola, a vocazione agricola, ecco, legati a quel mondo, ci sono dei lavori che non ci sono più. Beh, questo è chiaro perché l'avvento della strumentazione industriale nell'ambito dell'agricoltura ha praticamente reso inutili certi personaggi che potevano. Ma io penso soltanto adesso, a parte l'agricoltura, ma anche l'acquaiolo, ad esempio, che noi abbiamo poi documentato in museo, abbiamo proprio un attrezzo d'acquaiolo. Si vendeva l'acqua appunto per le strade, mentre Questo adesso. adesso non si è. Adesso noi stiamo vedendo alcuni materiali fotografici dei nostri archivi, delle Sì, nostre collezioni. era interessante la foto di prima perché c'erano Era il canapino, mi il sembra, quella di. canapino. Sì, Il canapino. canapino cosa faceva? E il Eccolo qui, lo canapino vediamo. doveva appunto preparare le corde di canapa, quindi era un. Ma queste lavorazioni ancora si possono. Resistono? Ma resistono a Certo, non livello così di. a livello, diciamo, manuale, io immagino che venga fatto tutto a livello No, industriale. possono sussistere a livello manuale, però per uso personale o come sopravvivenza da portare avanti, come si fa oggi, no? Come del resto sono alcune feste che sopravvivono perché non si vuole perdere quella identità, no? Certo. Le feste rappresentano un'identità sociale, mentre magari un certo tipo di artigianato rappresenta un'identità Certo, individuale. ci dice un po', Quindi. ecco, legato al mondo agricolo degli inizi del Novecento, quali sono proprio le chicche conservate nel suo museo? Noi abbiamo degli Questo, anche aratri. questo Questo video viene dalla. l'ho proprio girato io nella provincia d'Arezzo, ad Anghiari, E ed che è una cos'è? Al signora che lavora al tombolo. Lì la lavorazione tombolo. al tombolo è molto diffusa. È interessante, sarebbe interessante. La signora addirittura sta spiegando che ha imparato questa lavorazione perché non aveva altra scelta, poiché era orfana e quindi era stata messa in un orfanatrofio. E E questo quindi tipo di anche. lavorazione resiste in qualche Sì, modo? assolutamente, sì. Sì, a Sansepolcro c'è anche una scuola dove viene insegnata la lavorazione a tombolo. Quindi in questo caso, perché ha una funzione poi di vendita, di prodotto, come dire, anche artistico, certamente invece un lavoro che è collegato di più all'agricoltura, è chiaro che non è che può sussistere, oppure l'acquaiolo Certo, non può sussistere. certo. Però invece Altri mestieri dell'acquaiolo che ecco. troviamo il venditore di bottiglie che durante le manifestazioni. Cioè, in fondo non è Certo, cioè, le cose sono cambiate, ma. sicuramente. Ci sono anche altri mestieri che magari, ecco, non so, i nostri ragazzi, i nostri bambini non conoscono, ecco, l'acquaiolo, neanche io lo ricordo, ho quasi 40 anni, ovviamente non lo ricordo, però ci sono altri mestieri, ecco, che Non come so, dire. penso che i nostri, cioè almeno i nostri figli, diciamo in senso generale, non conoscano l'ombrellaio. Perché non lo conoscono? L'ombrellaio. Non lo conoscono perché le cose rotte oggi si buttano. Quindi tutto quello che c'è alla base dell'artigianato, della cultura cosiddetta contadina, agropastorale, è anche il fatto di non buttare nulla, cioè che ogni cosa può avere una funzione. Che può essere Può riparato. essere riparato. Quindi il ribaltamento tra la cultura precedente, che noi così in modo molto generale, diciamo pre-industriale, e la nostra cultura attuale, secondo me sta proprio in questo, cioè nel fatto del non buttare e nell'utilizzare tutto.
Perché da lì ecco che poi nascono mille mestieri, perché magari anche un martello rotto si porta dall'artigiano e lo rimette a posto. Ma recentemente, devo dire, ieri sull'autobus ho visto invece la pubblicità di negozi che aggiustano l'iPhone. Ecco. Quindi no, ci sta ci sta poi una... Una trasposizione. Il negozio anche nei piccoli paesi dove c'era l'elettrotecnico. L'elettrotecnico, ma anche gli orologiai che tuttora esistono. Ma appunto l'iPhone adesso è diventato un oggetto. Quindi... Eccolo qui, questa è la foto dell'acquaiolo. Ah sì, l'acquaiolo della città di Napoli. Queste immagini vengono al nostro gabinetto delle stampe, che è una bella raccolta di stampe, una bella raccolta iconografica tra la fine dell'Ottocento, fatta appunto per la... per la prima costituzione del museo. Quindi nel museo noi abbiamo testimonianze incredibili dei mestieri e delle tradizioni e dell'artigianato. Il venditore di cacio. Il venditore di cacio. Sì. Ecco, un ultimo mestiere, poi andiamo a vedere dei ricami bellissimi, quale può essere? Ma un ultimo mestiere può essere, non so, il mestiere del cordaio. Il cordaio. Cioè di quando appunto si fabbricavano proprio le corde, e noi l'abbiamo testimoniato in Molise, abbiamo fatto delle ricerche appunto su queste ultime, ma anche il calzolaio, adesso visto che c'è il nostro amico, dunque sempre tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, sempre nell'Alta Val Tiberina, esisteva ancora colui che lavorava lo spago da sella, ad esempio. E noi abbiamo girato lì delle riprese sulla lavorazione di uno spago da sella. Lo spago da sella che veniva lavorato, si vedeva questo artigiano che lavorava con la bocca, con le mani, cioè era tutto... Cioè, poi l'artigiano ha un rapporto con l'oggetto, col materiale, che è un rapporto corporale, certo, no? Certo. Quindi esiste proprio un'altra dimensione rispetto ai metodi di produzione industriale, questo è ovvio, no? Il signor Alessandro Fani, carbonaio. Un mestiere che non c'è più. Non c'è più. Possiamo dire, dottoressa, che il mestiere del carbonaio non esiste non più, esiste. Perché ormai è stato soppiantato dalla produzione industriale del carbone. No, invece stavo pensando, poc'anzi abbiamo visto le immagini dell'ombrellaio, ecco, un altro mestiere che ancora esiste è quello dell'arrotino. L'arrotino. Perlomeno nella zona del centro, io come testimonianza mia particolare, abitando in centro in Trastevere, l'arrotino passa spesso perché ci sono moltissimi ristoranti. Certo. Però prima l'arrotino aveva un'altra funzione. A tal proposito, così, due versi di Renzo Pezzani, che è un poeta della fine Ottocento, è morto nel 51, che si chiamano I mestieri, si chiama questa poesia. Da questa poesia ci arriva l'arrotino e si ferma ai cancelli e chiama il contadino che gli porta i coltelli, le forbici, le scuri, tutti quei ferri oscuri invecchiati nei campi ora mandano lampi. Chiaramente adesso l'arrotino non è che va più diciamo in campagna con la funzione di aggiustare i ferri dei mestieri del contadino. Però volevo dire una cosa, cioè che tutto sommato certi mestieri sono rimasti, perché se noi pensiamo ai raccoglitori di olive, ai raccoglitori di nocciole, a quelli che raccolgono i pomodori o le melanzane, cioè sono rimasti questi mestieri. Nella maggior parte dei casi non li fanno più gli italiani. Certo. Quindi questo è anche un'altra cosa da mettere in evidenza. Un altro segno dei tempi che passano. Assolutamente, certo. Ma come dobbiamo guardare, ecco, di fronte a questi mestieri che piano piano scompaiono? Con nostalgia, oppure dobbiamo in qualche modo difendere questi mestieri che non ci sono più, che stanno per passare? Quale deve essere, secondo lei, l'atteggiamento giusto? Beh, la nostalgia, cioè un sentimento che però non serve a niente. Cioè, quindi l'importante è che ci sia invece una prospettiva di salvaguardia di questi cosiddetti antichi mestieri. E in questo senso solamente appoggiando l'artigianato si può riuscire a realizzare una cosa di questo tipo, ma insomma... E questo patrimonio non va perduto, lei dice, perché comunque è ancora, da un punto di vista economico, utile. Cioè ancora l'abbiamo visto, ci possono essere creati posti di lavoro, ecco. Siccome però si basa appunto sulla trasmissione di saperi tecnici che si possono avere soltanto con l'apprendistato o con una costante vicinanza alla persona che trasmette questi saperi,
è un po' difficile invogliare le forze, lo dico, le giovani forze, è difficile invogliare le giovani generazioni ad affrontare, diciamo, il lavoro dell'apprendistato. Che ricordi ha lei di quel bel mestiere di una volta? Io ci avrei una domanda da farle a lei. Quando nel 44 siamo andati, c'era la guerra qui, certo, allora siamo rimasti bloccati, siamo andati nella montagna del Comero e abbiamo fatto 22 capanne per gli sfollati, tra cui c'era un conte di Pesaro, un avvocato, un ingegnere, un architetto e un insegnante. Quindi voi avete allestito una specie di campo profughi. Esatto, sì. Allora, questo conte, era un conte, volle la capanna fatta con la lindiera, con pulire le scarpe per i piedi, e poi anche un altro stalletto più grande, simile alla capanna, però lui era... Noi ce l'avevamo, ci avevamo 6 galline, una per una. La mamma le prendeva l'uova da una parte e dall'altra. Invece lui, siccome tanto alto non era, la voleva entrarci da dritto. Dopo, quando arrivò a pagarci, a me e mio fratello, io sono sempre stato quello più stupido di mio fratello, lui era molto più furbo, dice: quanto gli devo dare? E mio fratello risoluto dice: faccia lei, signor Conte, a coscienza sua, Conte, a coscienza sua. Ci mise in mano mezza lira. Era un po' poco mezza lira, era ai poco. Tempi, era poco, sì. Allora il mio fratello risoluto fece, gli rendo indietro la mezza lira, la ringrazio ugualmente, voglio dire che ho fatto l'elemosina al Conte. La più soddisfazione che ci ha avuto, che almeno il Conte ci ha dormito 2 mesi, come io, 22 anni, nella capanna. È una battuta, però è la verità. È bellissima questa cosa, è bellissima questo aneddoto. Ecco, questi sono i mestieri che non ci sono più, questa è proprio l'Italia. Sì, però dobbiamo pensare anche ai mestieri che ci sono ancora, oltre a quelli che non ci sono più. A tal proposito volevo dire che noi come museo abbiamo visto che è molto importante per fare dei laboratori didattici utilizzare appunto i mestieri, cioè insegnare ai bambini a come intrecciare, come fare le ceramiche. E recentemente abbiamo riproposto dei timbri che servivano anche per la tessitura, per decorare, sì, e devo dire che c'è stata una grossa risposta, quindi soprattutto perché i bambini chiaramente hanno bisogno di lavorare con le mani manualmente, quindi di riacquisire questo rapporto con l'oggetto e con il proprio corpo, come dicevo prima, piuttosto che stare sempre in maniera passiva di fronte a immagini computer, e suoni. Poi, a proposito di mestieri scomparsi, sì, siccome tra poco noi faremo appunto il teatro dei pupi siciliani, allora ecco che cosa volevo dire, che ad esempio in Sicilia ci sono i cantastorie, è successo questo, un anziano cantastorie siciliano e non aveva più la forza di andare avanti, un immigrato africano che anche nella sua terra aveva la tradizione di cantastorie e si è messo con questo anziano personaggio e ne ha ereditato il mestiere. Quindi la cosa incredibile appunto è che un immigrato è riuscito a portare avanti questa antica tradizione di cantastorie. Allora io vi ringrazio tutti i nostri ospiti. Grazie mille signora Alessandro, grazie alla dottoressa De Simone.